Buongiorno e benvenuti a Pillole di Benessere by Alcarotti. Oggi facciamo un allenamento sempre un po' divertente, usando, sicuramente tutti avrete a casa, una palla, una normalissima palla, questa è quella che ho io, però se voi avete anche una palla un pochino più piccola va bene uguale. L'importante è che abbiano un certo spessore, ossia quelle classiche tipo da mare non vanno bene. Se proprio non doveste avere una palla, possiamo usare il nostro cuscino e questo è sempre per voi un sorriso, ok? Quindi sarà un total body in piedi per oggi e cercheremo di sfruttare la palla per poter fare i vari allenamenti su tutto il corpo, ok? Allora iniziamo in piedi, ci riscaldiamo un attimino, piccolo spostamento destra-sinistra, tenete la vostra palla normale, ok? Senza spingere, senza fare pressione, 4, 3, 2, iniziamo a fare le piccole torsioni, destra e sinistra, giro bene le spalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da qui allunghiamo destra e sinistra, destra e sinistra, sempre in modo molto naturale, ok? La palla esce dal video, ma voi lo fate lo stesso, 4, 3, 2, uno, rimango al centro e via sul tallone indietro. A questo movimento abbiniamo le braccia su e giù, su e giù, su e giù. 4, 3, 2, 1. Ritorniamo alle torsioni. Adesso immaginate di dover buttare via la palla, quindi un movimento più secco, ok? Come appunto se doveste buttare via la palla, ma poi la palla rimane da voi, quindi un movimento secco, un impulso, pa, 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 ruota sempre bene le spalle, ancora, 4, 3, 2, 1, e ci recuperiamo un attimo qua, 4, 3, al movimento delle braccia che oscillano, andiamo in pattinata, quindi sempre tenendo bene la palla, guardate che anche se non pesa, tenendo già in mano la palla, aiuta ad andare a stimolare un pochino di più i muscoli, quindi a reclutarne un pochino di più. 4, 3, 2, 1, ritorniamo al centro, di nuovo tallone dietro, adesso iniziamo a fare con le mani una piccola pressione costante, sia all'andata che al ritorno, andata che al ritorno, vai, 1, vai, 2, vai, 3, continua a schiacciare, a tenere bene schiacciata. E se la schiacciate sentite comunque un pochino di lavoro sulle spalle e sui bicipiti. 4, 3, 2, 1, destra, sinistra, ritorno alla pattinata e via, su, contrae bene il gluteo dietro. 4, il busto un pochino avanti, 5, vai, 6, vai, 7, vai, 8, ok, ritorno al centro, ritorniamo su e giù con i talloni, adesso ogni volta che salgo schiaccio e rilascio, schiaccio la palla, rilascio, schiaccia, rilascia, schiaccia, rilascia, 1, vai, 2, schiaccia, 3, vai, 4, senti bene, 5, vai, 6, vai, 7, vai, 8, adesso al contrario, la schiaccio quando sono giù e su rilasso, schiaccia, ri, schiaccia, ri, schiaccia, dai, 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 hop, e ancora, 4, vai, 3, su bene il tallone dietro, e 2, vai, 1, lo facciamo sia all'andata che al ritorno, e schiaccia, 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 non mollare il ritmo, vai, 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 ancora, 4, vai, 3, schiaccia, 2, e 1, e recupero, destra, sinistra, 4, vai, 3, ancora, 2 e 1. Iniziamo adesso a spostare la palla e andare a toccare la spalla. 4, 3, 2, 1. E ferme al centro. Ok, da qui palla in mezzo alle ginocchia. Attenzione a tenere i piedi in linea, un pochino di più delle vostre anche, quindi non questo, sempre quanto vi consente anche la palla. Da qui, facile facile,
Non tenetelo proprio sulle ginocchia, un pochino più su, al limite se sentite che scivola via. Andiamo a fare un mezzo squat, mezzo e ritorno, senza far cadere la palla. Ne abbiamo già fatti due, vai, tre, vai, quattro, vai, cinque, vai, sei, vai, sette, vai, otto, rimani, uno, due, tre, quattro, giù il sedere, sei, sette, otto e ritorno. Da qui, belle dritte, gambe leggermente piegate, non state col sedere fuori, vostra posizione naturale, dobbiamo andare a schiacciare con le ginocchia la palla, attivando interno, esterno, interno, esterno, schiaccia, 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 tieni duro anche il sedere, vai, 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 e 1, 2, 3, schiaccia, 5, vi vedo, schiaccia, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ultimo giro, vai, e schiaccia, 2, non mollare la posizione, tieni, 5, 6, 7, e stop. Da qui ritorniamo a fare lo squat e poi facciamo 1, 2, 3, mezzo squat, 1, 2, 3, via, e schiaccia, 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 giù, schiaccia, 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 giù, vai, vai, siamo al terzo giro, 1, 2, 3, quarto, 1, 2, 3, quinto, schiaccia, 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 6, schiaccia, 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 7, dai che è l'ultimo, 2, 3 e stop, riprendiamo la palla, andiamo un attimino a sciogliere le gambe, va benissimo, morbido, movimento, 3, 2, 1, fermi al centro, braccia bene fuori, spalle basse, mani appoggiano bene, le mani appoggiano bene sulla palla e andiamo adesso di nuovo a schiacciare, schiaccia, schiaccia, controlla questo impulso, controllalo sia all'andata che al ritorno, non lasciare andare di colpo, sempre controllato, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, ok, sciolgo, giù e avanti, e giù e avanti, e giù e avanti, ancora, 4, vai, 3, vai, 2, vai, 1 e stop. Se tenete costantemente schiacciata la palla, come se doveste riuscire ad unire le mani, sempre piego, stendo, piego, stendo, piegate un pochino le gambe, via, 1, tieni, 2, schiaccia, 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 3, senza molleggiare, 4, costante, 5, vai, 6, 7, 8 e sciolgo, 4, 3, 2, 1, lascio per terra la palla, ok? Attenzione, questo servirà se andremo al mare ad abituarci a gonfiare il materassino. Allora, le gambe sono sempre in linea, quindi non tenete un piede più avanti all'altro e sempre a distanza delle anche. Provate da qui, col piede sulla palla, a schiacciare e rilasciare, schiacciare e rilasciare. Se lo fate bene sentite attivare anche i muscoli qua dietro, ok? Quindi sempre tutto in funzione delle vostre possibilità, schiaccia, rilascia, schiaccia, rilascia, schiaccia e schiaccia, vai, vai, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Cambio lato, sempre con i piedi in linea, cercate di tenere anche bene la posizione, via, schiaccia, rilascia, schiaccia, rilascia, schiaccia, rilascia, schiaccia, rilascia, via. Controlla anche qui, controlla la spinta, controlla, controlla e vai, senti bene che lavora tutta la gamba, 4, 3, 2, 1, ok. Adesso ritorniamo sull'altro piede, ok? Teniamo un pochino più le gambe aperte e andiamo a fare di nuovo mezzo squat,
cercando di sentire che lavora anche la gamba che è appoggiata sulla palla, ok? Sentiamo un po' di destabilità, ma è proprio lì il lavoro. Ne abbiamo già fatti 3, vai. 4, vai. 5, vai. 6, vai. 7, vai. 8, cambiamo lato. Stessa cosa, gambine un pochino larghe, mezzo squat. Sentite lavorare in questa gamba, via. 1, vai. 2, vai. 3, vai. 4, giù il sedere. 5, vi sto vedendo. 6, vai. 7, vai. 8 e stop. Riprendo la palla in mano, adesso dietro, gomiti più chiusi che potete. Anche qui cercate di tenere costantemente la spinta come prima, come se dovessimo andare sempre ad avvicinare le mani in modo che si tocchino. E da qui stendo e torno, stendo e torno. La spinta la mettete voi. Spingi bene una mano verso l'altra, stendi, torno, stendi, torno. 1, vai. 2, quelli di prima non contano. 3, vai. 4, vai. 5, 6, 7, 8 e sciogli 4, sciogli 3, sciogli 2, 1 e voilà. Ok, adesso ritorniamo alle gambe, teniamo con tutte e due le mani la palla, provo a farlo frontale ma dovreste capirlo come esercizio. Da qui scendo in avanti con la palla, sale la gamba dietro, quasi a sfiorare il pavimento e si ritorna. Quindi molto controllo. Pronti? Via. E scendo, piega un pochino la gamba, salgo. Via. 2. E su. Via. 3. E su. Se vi può essere di stimolo, provate a toccare con la palla per terra. 4. Vai. 5. Stendi poi la gamba di ritorno. 6. Questa terra, eh? Via, 7, via, 8, cambio e stessa cosa, scendi, piego quella davanti e stendo, 1, via, 2, via, 3, piega e 4, piega e 5, piega e 6, vai, hop. E 7, dai che ne manca uno, e 8. Ok, da qui di nuovo in piedi, appoggio, ritorniamo un pochino all'altro esercizio. In questo caso devo fare mezzo squat e scivolare in avanti con la palla, con il piede in realtà. Piega e stendi, via. 1, ognuno scende, scende quanto riesce. 2, via. 3, via. 4, via, 5, via, 6, via, 7, l'ultimo, 8, cambio gamba, stessa cosa, pronte, prendete bene, pronti, prendete bene la posizione, 3, 2, 1 e via, 1 e torno, 2 e torno, se vi scappa via non preoccupatevi, 3, continuate lo stesso, 4, questo col cuscino un pochino più difficile da fare, 5, ma lo potete ingegnare, 6, facendolo scivolare davanti, 7 e 8, ok, sciolgo un attimino, di nuovo 4, 3, 2, 1, spingi bene con le gambe, vai, richiamiamo un pochino, vai, il lavoro cardio, vai, possiamo fare questo andando a toccarci la spalla, spingi col sedere, spingi, spingi, controllo bene, vai, 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 ancora 4, tieni, tieni, 3, vai, 2 e 1 e stop. Ok, per oggi questa è la sequenza degli esercizi, come sempre vi consiglio di fare due giri, perché almeno arrivate almeno a mezz'ora di lavoro. Se volete farlo 3 volte, meglio ancora. Mi raccomando, fate esercizio, come dico sempre io, muovetevi, ora più che mai, che stiamo forse arrivando a fondo al tunnel,
ok? Seguiteci sui canali, in questo caso adesso su YouTube, e alla prossima. Ciao, buon allenamento. Io resto a casa.